Quando si parla di Rinascimento, la maggior parte delle persone pensa all'arte, soprattutto ad artisti del calibro di Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Donatello, Raffaello, Sandro Botticelli e così via. Ma il Rinascimento è stato soprattutto filosofico. Adesso vedremo perché. Siccome non mi ricordo le date, devo prendere il mio libro, Giordano Bruno, La dimensione simbolica del mondo delle idee, dove nel terzo capitolo, appunto, si parla di come si è sviluppato il pensiero rinascimentale. Lo leggo dal computer. Tornando alla filosofia e all'esoterismo magico di quel tempo, intorno all'anno 1438 diversi illustri filosofi orientali, tra cui l'immenso genio di Giorgio Gemisto Platone e Giovanni Bessarione da Trebisonda, sostenitore dell'unione delle due chiese d'Oriente e d'Occidente, giunsero in terra italiana al seguito dell'imperatore bizantino Giovanni VIII per partecipare al concilio di Basilea, Ferrara e Firenze, convocato da Papa Martino V nell'anno 1431 in applicazione del decreto del concilio di Costanza, decreto Frequens, che prevedeva la tenuta periodica di un concilio della Chiesa Cattolica. Nel 1439, anche grazie a cospicue elargizioni in denaro, il carisma della famiglia dei Medici, nonostante non avesse sangue reale, a differenza di altre famiglie regnanti d'Europa, convinse il papato a spostare il concilio di Ferrara nella umanistica Firenze, giocando sul fattore della peste che minacciava in quel periodo la città di Ferrara. Lo scopo di questo concilio era incentrato soprattutto sulla valutazione delle possibili basi su cui si potesse risolvere lo scisma e riunire la cristianità, dato che nel XV secolo l'impero bizantino si trovava sotto la minaccia islamica da parte dei turchi. Anche se il concilio di Firenze non riuscì a riunire la cristianità, come speravano in molti, ebbe enorme conseguenze di tutt'altro genere. Da esso si svilupparono scambi interculturali di natura filosofica non di poco conto. Fino ad allora gran parte della filosofia, sia latina che greca, venne in qualche modo confinata e combattuta dal clero, ma, come per magia, in quegli anni tutto cambiò. Fu proprio in quel periodo, in cui la cristianità entrò in difesa della Chiesa ortodossa, che iniziarono a circolare gli scritti classici, soprattutto quelli degli antichi filosofi greci, libri ritenuti proibiti e pericolosi dal potere costituito del tempo. Tutto ciò avvenne grazie all'illustre erudito Gemisto Platone, trasferitosi a Firenze sotto la famiglia di Cosimo de' Medici, banchiere del Papa, padre di Piero il Gottoso e nonno di Sua Magnificenza Lorenzo de' Medici e Giuliano, fratello del Magnifico, ucciso durante la cosiddetta Congiura dei Pazzi. In quel periodo Firenze fu indubbiamente la culla della tradizione umanistica e del pensiero filosofico, ed è lì che le idee, i concetti filosofici, la magia naturalis, la cabala cristiana e gli archetipi divini, che pian piano prendevano forma, divennero azioni, germogliando in tutta l'Europa, come uno straordinario giardino prezioso. Fu così che la luce dell'antica sapienza, la Prisca Sapienza, illuminò nuovamente il territorio europeo. È esattamente in questo contesto storico che ebbe inizio la rinascenza delle anime più evolute di quello splendido periodo. Dagli scritti di Marsilio Ficino risulta che Cosimo de' Medici, ascoltando i discorsi del potente nobile di Costantinopoli, Giorgio Gemisto Platone, si convinse della necessità di un ritorno agli antichi valori politici e spirituali derivanti dalla filosofia platonica. Gli insegnamenti di Platone erano incentrati sulla filosofia spirituale di Platone, sugli oracoli caldaici, quindi sull'antica sapienza babilonese, e sugli insegnamenti dello zoroastrismo. Secondo Platone, infatti, Zarathustra o Zoroastro, vero sapiente tanto caro a Rosa Croce, fu il priscus theologus, da cui, così si sostiene negli ambienti iniziatici, erano successivamente derivate le filosofie di Pitagora e dello stesso Platone. Dopo Zoroastro, la personalità più importante, sempre secondo Gemisto Platone, fu Ermete Trismegisto, la leggendaria figura misteriosa tanto cara a Giordano Bruno. Gli scritti attribuiti ad Ermete Trismegisto come classici della filosofia, non a caso, furono alla base della cultura rinascimentale. Si sostiene che è soprattutto grazie a Platone che gli uomini del Rinascimento italiano abbiano potuto riscoprire il concetto filosofico tanto caro a Pitagora sull'armonia delle sfere celesti e l'immortale essenza divina dell'anima mundi, tanto esaltata dai filosofi neoplatonici. Quella di Gemisto Platone è una figura che continua ancora oggi a restare avvolta nel mistero. Cioè, questo uomo, quasi arrivato dal nulla, è riuscito a portare qualche libro, che poi Marsilio Ficino, sotto ordine di Cosimo de' Medici, è riuscito a tradurre, è riuscito a portare questi libri che poi pian piano sono fioriti come qualcosa di incredibile. E hanno portato frutto su questo piano di realtà. Ma continuiamo la lettura.
che continua oggi ancora a essere stare avvolta nel mistero. Nel 1393 a Mistra, l'antica Sparta, Platone era a capo di una scuola filosofica religiosa di impronta neoplatonica, mentre durante il suo soggiorno in Italia insegnò all'Accademia Platonica Fiorentina, istituzione culturale fondata a Firenze nel 1462 da Marsilio Ficino per incarico di Cosimo de' Medici, dove si rivisitava, oltre alla tradizione filosofica platonica, quella di Socrate, di Pitagora, di Porfirio, di Plotino, di Aristotele e dell'Orfismo, e dove inoltre si esaminavano primariamente gli scritti di Ermete Trismegisto, l'Ermetica. Platone fu colui che in qualche modo contribuì ad illuminare le menti dei vari personaggi del Rinascimento attraverso la riscoperta della magia naturale esposta nell'Ermetica e anche grazie alla fioritura dei classici, gli scritti ricchi di sublimi nozioni e archetipi essenziali per comprendere le verità platoniche. Cioè, questo è importantissimo. Tuttavia, Platone fu anche tacciato di ateismo dai poteri forti, soprattutto dal teologo bizantino Giorgio Scolaro, patriarca di Costantinopoli, perché ritenuto un pericoloso sovvertitore della religione costituita, cioè del cristianesimo. Ancora una volta possiamo rintracciare il perenne scontro tra il potere religioso costituito e le libere correnti filosofiche di pensiero. Il platonismo, unito agli insegnamenti di Zoroastro e soprattutto al culto del dio Sole, veniva concepito da Gemisto Platone come un punto di riferimento fondamentale per una possibile unificazione su base filosofica delle differenti fedi religiose, tema che riprese successivamente il teologo e filosofo tedesco Nicola Cusano e il cabalista cristiano Pico della Mirandola. Tutti concetti che poi saranno di nuovo rivalutati sotto tutt'altra forma da Filippo Giordano Bruno. Sulle orme di Gemisto Platone, un'importantissima cerchia di artisti e saggi filosofi durante il Rinascimento continuò questa sorta di rivoluzione spirituale, soprattutto filosofica e intellettuale, nel tentativo di riformare in qualche modo, laddove fosse possibile, la religione ufficiale imposta a tutti i credenti di mezza Europa, cercando di riportare nella memoria delle genti la magia naturalis e l'armonia universali delle leggi della natura, di cui l'anima mundi, lo spirito pensante e creativo di Dio, ne sarebbe causa e principio. È quel Dio di cui abbiamo parlato nei video in precedenza, cioè Dio presente in ogni atomo della creazione e operativo sotto forza e potenza vitale nell'anima mondi. Questi sapienti, tra cui già citati Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Leonardo da Vinci, Paracelso, Agrippa, Campanella, Giordano Bruno ed altri ancora, videro negli insegnamenti ermetici, soprattutto nel Corpus Hermeticum, una teologia eterna, potentemente simbolica, che, insieme alle teorie di Pitagora e di Platone, potevano realmente innalzare l'uomo a Dio attraverso un'effettiva gnosi, un sapere celeste, risvegliato nell'essere. Ecco, ed è di questo che parleremo in questi video. Oltre a quanto appena espresso, esamineremo la geometria sacra. Nei prossimi video inizieremo a dare qualche nozione sulla geometria sacra, ma non le solite formule che troviamo nei libri, bensì come mettere in relazione la geometria sacra, che è vera e propria matrice del divino, che possiamo riscontrare qui in ogni forma della natura, alle nostre emozioni, perché le nostre emozioni, come quelle divine, sono barlume di intelletto, sono energia pura. Ma di questo ne parleremo nei prossimi video. Visto che stiamo parlando di Rinascimento, e poi chiudiamo questo video, voglio dire anche una cosa che molti non ci fanno caso, oppure fanno finta di non accorgersene. Nel Rinascimento diversi artisti hanno raffigurato il re David, il secondo messia di Israele, padre di Salomone, colui che edificherà il Tempio di Gerusalemme. Tempio che sarà poi custodito dai templari e di cui i segreti della costruzione, che sono tutti incentrati sulla geometria sacra, poi vedremo perché, furono appunto custoditi anche dalla confraternita chiamata Fedeli d'Amore, che è un ordine collaterale Cavalieri Templari, di cui faceva parte Guido Cavalcanti, poi Dante Alighieri, che divenne anche Gran Maestro, Boccaccio, Petrarca, eccetera, e che poi vennero trasmessi questi segreti alla confraternita di Rosa Croce. Ma perché gli artisti del Rinascimento raffiguravano il re David? Sì,
L'ufficialità dirà, perché era un modello di bellezza, un modello di grandezza. L'ultimo, il pastorello di Betlemme, l'ultimo che divenne il primo, perché era riconosciuto da suo padre, Yes, o Ishai, come l'ultimo dei suoi figli. C'è tutta una storia detta, dedicata a lui nel Talmud, ma che ora non starò qui a spiegare. È il pastorello che divenne re. È il piccoletto che sconfisse il gigante Golia con la fionda, con un gioco da ragazzini. Ma in realtà si fa riferimento al re Davide, ovvero quegli artisti fanno riferimento al re Davide perché vogliono rimarcare una loro origine, che appunto deriva dalla tribù di Giuda. La Radix Davidis, la confraternita tanto cara, la stirpe di Davide tanto cara all'abate Gioacchino da Fiore, ha corso nei secoli ed è venuta in Europa. Quindi, quando Buonarroti fa il David, una delle statue più belle del mondo, o quando Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, dipinge più volte il David, ma così come lo stesso Donatello che fa il David, come mai tutti questi iniziati fanno il David? È per rimarcare quel lignaggio spirituale che è appunto un lignaggio che ha a che vedere soprattutto con la geometria sacra e con la costruzione del Tempio di Salomone. Ma di questo ne parleremo nei prossimi video.